tutti, io sono Sofì e quello di oggi è un video un po' particolare. Ogni giorno i ragazzi si lamentano perché noi perdiamo troppo tempo a prepararci, non capendo quanto tempo ci voglia per truccarsi, per mettersi le liner, per mettersi il rossetto in maniera perfetta. E quindi oggi io ho la mia cavia, perciò facciamo entrare lui! È qui che regalate caramelle? Mio caro lui, tu oggi ti truccherai! Io? Sì. E che ci vuole? Iniziamo. E allora, apriamo questa borsetta. Abbiamo un pennello, rossetto, colori a pastello, temperine, una scatolina. Uno specchietto attaccato, non è? In questo, una crema. Basta, iniziamo. Prima di tutto, mettiamo questo liquid eyeliner. No. Prima si mette la crema. La crema è questa. Quanto ne devo prendere cremina così? Almeno la crema la si mette, no? Sì, su tutto il viso. Dimmi tu, soltanto sul naso. Solo sul naso? Tutto il viso. Perfetto, bravissimo. Adesso passiamo al fondotinta, che non si sa qual è. Questo di qua. Ecco, bravo. È pure cremina. Non tanti. Ecco qua. Su tutto il viso o solo le guance? Su tutto il viso? Certo! Allora ne devo prendere di più. Ma non tantissimo. Ok, adesso iniziamo a spalmare. Ok. Oh, ma sembra qualcosa questo foundation? Sì. Perché tu sei un difetto ambulante, quindi non è possibile coprire tutto. Ok, questo abbiamo messo. Non so se ha qualche effetto. Adesso? Questo? No. No, questo di qua? Sì, correttore. Correttore. Dove si mette? Nelle occhiaie. E anche? Nelle labbra. No. Nel naso? Così si mette, devo spalmare sì, con questo? No, poi con le dita si spalma. Secondo te a cosa serve pure il correttore? Correggere. Quindi sai qualche... Gli errori grammaticali! Wow! Devi sfumarlo! Devi sfumarlo, sempre con le dita. Con i piedi. Perfetto. Ecco, bravi. Adesso? Adesso il silky touch. No, questo alla fine è il fardo. Dopo. Il fardo questo, no. Quindi dopo. Il blush. Il blush. Adesso dobbiamo mettere... Gli occhi, dobbiamo concentrarci sugli occhi. Allora prendiamo questo pennellino. Devo metterlo anche sotto. Ma tu che hai visto mai che lo prendo sotto l'occhio? No, solo sopra. Così. Oh mio Dio. Non riesco a... Qua forse ne ho messo troppo, vero? Lo spalmo un pochino così. È un colore orribile, mi sta malissimo. Allora lo sfumo con le dita. Ok, adesso la parte di colore più scuro va alla fine. Dall'altro lato. Anche sopra l'occhio va il colore. In che senso? Qui, la mobile. Ecco. Ci va pure. Secondo te. A te piace questo trucco? Non tantissimo, devo dire. Ah, anche le denti, sì. Trucco alla Cleopatra. Allora, devo metterci un po' di rosa. Di sotto non si mette il trucco. No, ho preso un altro colore. Ah, mannaggia, no, ora rovini il tuo capolavoro. Qua no, ancora ne devo mettere di lato. Guarda, io lascio fare a te. Ma che c'entra di lato? Comunque che ho preso un altro pennellino per sfumare. Questo? Questo che no, questo... Questo? Sì. No. Vabbè, penso che gli occhi vanno bene. Perfetti. Adesso va questo di qua. Dove va? Questa è la macchina. Chi lo sa? Occhi. Ok, sotto l'occhio questo allora. Sì, dove beh. Sotto? Cioè sotto proprio. Bravissimo. Wow. E fino a dove? Così. Basta. Così, basta. Ma sotto l'occhio, no, sotto l'occhio. Nella rima inferiore. Ma che vuoi dire? Adesso? Non ti prego, guarda la telecamera. Adesso. No. Adesso va questo, le liquid eyeliner sopra. Sì. E come faccio? Cioè, non è, come devo fare con l'occhio chiuso o con l'occhio aperto? Devi capire se farò l'occhio con l'occhio aperto o con l'occhio chiuso. Ehi, buonissima. Sei sporcato tutto. È terribile. Di qui deve continuare un altro poco. Come vuoi. Ok. Ok. Sotto glielo mettiamo pure. Mettiamo pure. Sì, dai, abbondiamo. No, non ti preoccupare. E adesso rimane questo. Un pettine. Per le sopracciglia, okay. Bravissimo. E adesso il mascara. Il mascara, che è questo? No, no, è quello che va sulle ciglia. Non possiamo fare un'altra cosa. Perché devo fare? Questo è fondamentale. Qua forse non ci andava, vero? Direi. Ok, vabbè. Oh, neanche nel naso, vero? Neanche. Oh, ok.
no, no, fa parte del trucco. Oh, perfetto. Questo? No, no, questo ho paura di questo. Allora, questo? Senza niente, così. No? I punti luce. Punti luce. Con il rosa. Con il rosa. Come? Io non so cosa siano questi punti luce. Per fare i punti più chiari, ma dai, tutte cose devono insegnare. Vai, vediamo. Metto questo che è chiaro chiaro. Questa è cipria. E a cosa serve la cipria? I punti luce. Un attimo, adesso vedi. Dov'è lo sfumino? No, no, non ci credo. Non vabbè, passo un po' il dito così per si sfumare tutto. Ah, oh, con la mano, certo, bellissimo. Adesso la matita per le labbra. Matita per le labbra. Questa? Ma prima non si mette il rossetto? No, no, no. Prima disegni i bordi, poi colori dentro e poi metti il rossetto. E che senso ha? Trucco su trucco? Sì, devi mantenere il tuo bordo naturale, non devi partire la labbra più grossa. Ok, bene. Devo colorare adesso dentro? Devo colorare dentro, perfetto. Così ho ancora più dentro. No, non basta, altrimenti poi ti sporchi dentro. Perfetto, è perfetto parolone. Va bene così. Forse ho sbagliato qui, insomma. Sfumiamo un po' il rossetto. Va bene. Adesso rossetto è la parte forte. Ho sempre voluto delle labbra carnose. Ok. Cosa? Ultima cosa, la cipria. Il blush. Il blush? Non così? Troppo però. A che serve? Non vedo cambiamenti. Ma no, comunque, sono tanto sugli zigomi, no? Finito! Yeah! Sei un mostro! Ragazzi, devo dire che è veramente difficile truccarsi. E quindi chiedo scusa a Sofì per tutte le volte che ho detto: Nima, che ci vuole? Vai veloce, truccati! Bravo! Speriamo che questa volta il video vi sia piaciuto e siamo riusciti a strapparvi un sorriso. Io volevo fare un'ultima cosa, se posso, visto che ci siamo. Avevo proprio voglia di farlo. Noi ricordiamo di seguirci su Facebook, Instagram, Twitter e al prossimo video! Ti do un bacio! No, no, no!